Lascio la parola a voi due, mi dovete dire se volete, se col microfono va bene o volete questo qua. A me va. Vieni un po'. Se non impallo. Se mi sentite va bene questo. Sì, sì, questo va bene. Ok, vai. Nel mio. Vabbè, sono già stato presentato, quindi abbiamo risparmiato qualche un po' di saliva. Grazie comunque, Marco. E quello di cui parleremo oggi è Gabriele e faremo almeno cercheremo di parlare, faremo un escursus su quello che sono i personal cloud. Quindi, anche se con un occhio diciamo a livello diciamo interpretazione enterprise, quindi non tanto un file sharing semplice, ma proprio un cloud personale. Questo perché vedremo durante il corso delle presentazioni, per vari motivi sarebbe auspicabile anche implementare un servizio del genere a livello personale. Incominciamo col partire dalle origini, come sempre. Quindi Nuvola. La parola, diciamo, personal cloud, vabbè, avete innanzitutto inteso che significa Nuvola, non come l'ha intesa mia moglie, dice, di cosa parli? Dice, del personal cloud, dice, ah, così mi sai dire quando piove, che è una sua fissazione che sta interessante. No, io ho detto, continuo a dire che non faccio previsioni come non leggo gli oroscopi, ma più che altro posso alzare semplicemente lo sguardo al cielo e capire se ci stanno in nuvole, piove oppure no, quindi arrivo dopo. Il cloud in questo caso è un qualcosa, penso sia stato introdotto come concetto per identificare qualcosa di astratto, quindi qualcosa che è poco tangibile, e in realtà quello è. E appunto fu probabilmente, insomma, la paternità si attribuisce a Joseph Carl Robert, mi sono scritto la pronuncia, Licklider, detto Lick per gli amici, che era più che altro uno psicologo prestato all'informatica e appunto intorno agli anni 60 inventò probabilmente il concetto base di cloud. Poi di lì insomma è stato un susseguirsi. Nel 93 CompuServe lancia un servizio di storage online per i propri utenti. Nel 94 AT&T comincia a parlare veramente di cloud con il personal link service, appunto definito, come potete leggere, you can think of your electronic meeting place as a cloud, quindi praticamente state sulle nuvole, qualcosa che non esiste. Di lì poi praticamente i servizi che conosciamo tutt'oggi, principalmente basati su Amazon AWS 3, che è nata nel 2006 e che è stata ampiamente utilizzata poi da tutti quelli che hanno cominciato a seguire il filone cloud, che qui sostanzialmente semplifica abbastanza le cose. Questo chiaramente per quanto riguarda sempre il livello enterprise. E quelle che sono praticamente le nuvole pubbliche, se vogliamo chiamarle così, una sorta di condomini. Quindi prodotti commerciali abbastanza standardizzati, noti più o meno a tutti noi, ce ne sono tantissimi, appunto, come dite, Dropbox, scusatemi, il dollaro mi scappa sempre quando parlo di Microsoft, è un retaggio del passato. E anche se questi prodotti sono spesso associati anche con dei servizi, vedremo dopo il perché spesso si fa una cosa, le aziende insomma tendono a fare una cosa del genere. Quindi Microsoft e Office Online, Google con le sue apps che consentono praticamente di lavorare completamente online. Google ha lanciato qualche anno fa il suo laptop che lavora in cloud, quindi un computer praticamente senza disco, di cui tutti i dati sono completamente online. Pubblicizzavano, se ricordo bene, che praticamente lo potevate anche buttare da sopra a basso e non perdevate i vostri dati e cose di questo genere. Praticamente lo conosciamo tutti per uso quotidiano, anche se magari forse qualcuno della nuova generazione non lo associa veramente a quello che è, cioè al cloud, però in pratica lo utilizziamo in maniera diretta o indiretta. E è un insieme di server che sono interconnessi tra di loro, abbastanza eterogenei, quindi consentono appunto questa memorizzazione dei dati e il recupero dei dati da ovunque ci si trovi, purché chiaramente si abbia una connessione a internet. Se non si ha la connessione a internet, i dati non si recuperano, a meno che vabbè, si utilizzano cose a crocchi strani. Tra diciamo, le caratteristiche, un po' se vogliamo, di questi cloud pubblici, ci sono appunto un'infrastruttura abbastanza distribuita ed eterogenea, l'utenza, appunto, noi non siamo completamente mascherati per quanto riguarda appunto il layer hardware. E tra l'altro la gestione di questi sistemi è completamente demandata ai provider, alle ditte, alle società che forniscono questo genere di servizi. E anche l'infrastruttura virtuale che viene creata, che è condivisa tra l'altro tra molti utenti,
questo a volte per dei servizi che non sono i classici Dropbox, Microsoft eccetera, ma ce ne sono un'infinità, possono creare anche dei codici di bottiglia per quanto riguarda le risorse, nel senso che le società che si mettono sul mercato per cercare di fare business con questi sistemi poi magari non hanno l'infrastruttura o non hanno una quantità di soldi sostanzialmente sufficiente alle spalle per garantire un servizio efficiente a tutti quanti. Quindi questo rientrano appunto tra i vari rischi. Gli svantaggi principali sono quelli che brevemente elenco, in realtà sono domande che ci si pone, e sostanzialmente i dati che vengono memorizzati in maniera diffusa e replicata sui server, noi non conosciamo l'ubicazione, non conosciamo la ridondanza, non sappiamo l'affidabilità, ci affidiamo tra virgolette a questi servizi, ma in realtà non sappiamo poi esattamente dietro cosa c'è, spesso perché sono creati su servizi on demand, quindi man mano che poi l'azienda va avanti e quindi diciamo ottiene visibilità e quindi cresce il suo numero utenti, quindi amplia questi servizi magari in maniera anche disomogenea, insomma è un po' tutto spesso in alcuni servizi che poi nascono la mattina e muoiono la sera, quindi anche sull'affidabilità di questi e la reperibilità dei nostri dati sul lungo termine dobbiamo un attimino guardarci, porci qualche domanda. E anche per esempio sulla possibilità di recuperare i nostri dati, non tutti questi servizi, non tutte le aziende mettono a disposizione dei sistemi validi per poter fare il download dei nostri dati, perché metterli su è facile, tirarli giù non sempre è altrettanto facile, quindi anche qui ci dobbiamo stare attenti, dobbiamo vederli con un attimo di attenzione. E anche i costi generalmente sono un punto critico, perché spesso cominciano con una quantità di spazio gratuita che poi guarda caso ben presto si esaurisce e quindi ci chiedono soldini. Quelli di Google è uno di questi, Google Drive, che per i piani un po' più di spazio chiede soldi. Dropbox, a cui siamo più o meno abituati tutti, un po' di spazio si ha all'inizio, un altro po' di spazio con i referrer, quindi sostanzialmente noi spammiamo i nostri amici dicendogli di utilizzare il nostro account così noi abbiamo dei giga gratuiti, però sostanzialmente finché non si paga una quantità di spazio sufficiente per i nostri dati è difficile raggiungerla in questo modo. Ci sono chiaramente anche dei vantaggi, il livello di astrazione come dicevo prima che è elevatissimo e quindi noi ignoriamo completamente cosa c'è alle spalle, l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è mettere su dati, cioè quello è quello a cui puntano poi queste aziende, cioè astrarre completamente il concetto, dice quello che devi fare è mettere su dati, come lo fanno sostanzialmente facilitandoci questo lavoro, quindi cominciamo a trovare le app per i cellulari che caricano in maniera automatica, fanno il backup delle nostre foto, fanno il backup dei nostri contatti e il calendario, oppure anche dal PC, poi possiamo fare la condivisione, mettiamo su documenti e ci ritroviamo automaticamente su tutti i client installati, bellissimo, però sostanzialmente tutto mira a far finire lo spazio per poterne poi vendere altro. Ricordiamoci che queste aziende sono aziende, non benefattori, quindi fanno business, questo non voglio dire che è un male, ma è una cosa che dobbiamo tenere presente, quindi non ci regalano niente. Come si dice, diciamo spesso in questi casi, se ci regalano qualcosa, evidentemente la merce siamo noi, ricordiamoci sempre anche questo concetto. E c'è poi tra l'altro da valutare insomma, anche altri aspetti, come per esempio la privacy, spesso non sappiamo neanche dove sono ubicati i server, quindi a quali leggi sottostanno, di quale paese, ci sono dei paesi più restrittivi con le leggi sulla dati personali, quindi anche dei sistemi informatici, come per esempio la Svizzera, giusto per parlare di Europa continentale, e ci sono dei paesi meno permissivi, diciamo sostanzialmente più aperti all'accesso ai dati anche da parte delle autorità, ma non parliamo solo dei malintenzionati, ma anche spesso delle autorità. Quindi dovremmo tenere in conto anche questo, ma come dicevo prima, non sempre sappiamo poi le aziende materialmente dove hanno i server e quindi, a parte la policy dell'azienda, a quale leggi dobbiamo sottostare. C'è un'alternativa a tutto ciò? Ovviamente sì, ed è quella che vedremo adesso, per cui parliamo. Non ho visto. Ah sì, ecco, non l'avevo. Personal cloud. Sostanzialmente una incarnazione, se vogliamo, domestica di questi concetti che abbiamo visto fino adesso. Allora, i personal cloud saranno, diciamo, sono dei sistemi hardware, per lo più hardware e software, che sono posseduti da noi. Quindi o sono materialmente dentro casa nostra,
o sono su un server virtuale di cui noi chiaramente ci fidiamo perché magari gestite da un'azienda che sta in una nazione che ha delle leggi sulla privacy, sulla tutela dei dati personali un po' più robuste degli altri, o perché insomma altri mille motivi. Comunque noi ci fidiamo di quell'hardware, quindi magari decidiamo di implementare, come farà vedere Gabriele dopo, una versione privata del cloud. Spesso diciamo ci si appoggia ai NAS, che sono dei dispositivi hardware dedicati sostanzialmente alla memorizzazione e condivisione dei file, quindi qualcosa che è studiato apposta, quindi abbastanza affidabile perché sono semplici, non hanno tanti fronzoli, un hardware appunto dedicato con un software ridotto ai minimi termini. E è chiaramente possibile realizzarli in casa da zero, quindi classico Raspberry con disco SD attaccato. Il mio consiglio diciamo è magari anche sperimentare qualcosa del genere, ma se poi ci mettete su per esempio le foto di una vita, di andare su qualcosa di studiato apposta, quindi un hardware dedicato con dischi buoni, magari non USB, perché l'USB comunque per quanto essere veloce è un collo di bottiglia quando si tratta di trasferire file grandi come possono essere immagini, soprattutto filmati. Ma poi soprattutto fate molta attenzione ai dischi, che ce ne sono per tutte le tasche e la differenza di prezzo vi deve indicare anche la qualità. Se noi poi affidiamo, ecco, decidiamo di uscire da un servizio commerciale che tutto sommato ci garantisce un minimo di sicurezza, andiamo nel privato, poi dobbiamo noi a quel punto tutelarci verso eventualmente disastri e incidenti. L'altra cosa buona è sostanzialmente che non abbiamo costi a parte quelli di implementazione, quindi non è che finisce lo spazio e dobbiamo pagare qualcuno. Poi magari decidiamo di mettere su, non so, anche le foto di qualche familiare, qualche cellulare, finisce altro spazio e dobbiamo stare lì a ripagare. No, al limite dobbiamo cambiare un disco, però è un costo una tantum sull'hardware e la questione finisce lì. Ci sono chiaramente le criticità, come accennavo, l'affidabilità innanzitutto, quindi come dicevo un hardware fondamentalmente buono, ripeto, sperimentate e le single board PC si buttano oggigiorno sul mercato, ma poi affidatevi a qualcosa di buono. Non basta creare un RAID per avere la sicurezza dei dati, che tanti RAID si rompono, la sicurezza la si assume con un backup, meglio due, meglio ancora tre, meglio se quattro magari al di fuori delle proprie mura domestiche e tutta la combinazione e permutazione che vi possa venire in mente, quello vi dà una discreta sicurezza. Poi chiaramente si incominciano altri problemi con la sincronizzazione dei backup. Quindi sostanzialmente tutto è sulle nostre spalle, sulla nostra inventiva e sulla capacità poi di implementare tutto ciò in un sistema domestico, anche se comunque ci sono, li vediamo fra un attimo, dei sistemi già pronti, come possono essere ad esempio i NAS commerciali che offrono dei prodotti abbastanza buoni, dei software abbastanza buoni già preconfezionati con una buona affidabilità. Allora, cercato di riepilogare un attimino quelle che possono essere le caratteristiche, e quindi ci sono chiaramente i pro e i contro per i prodotti commerciali e i cloud personali. Quindi i costi dell'hardware chiaramente che abbiamo noi se decidiamo di farci il nostro cloud in casa, ma che non ci sono per quanto riguarda quelli aziendali. Ci sta lo spazio che ha un costo in quelli a pagamento, ma evidentemente non c'è un costo per noi se non il disco che andiamo a comprare, il controllo dei dati che almeno se lo decidiamo di fare noi dovrebbe essere pressoché totale, salvo poi altri problemi di sicurezza, cubano i router di casa, entrano oppure lasciamo la porta del router aperto e accedono tranquillamente ai nostri dati, ma quello è un altro tipo di problema, però diciamo noi sappiamo materialmente chi ci mette le mani su. E ripristino, cioè rispetto alla legge della privacy, appunto siamo noi, non dobbiamo andarci a interessare quell'azienda dove ha la sede legale e quindi a chi risponde. Tutta un'altra serie di caratteristiche, la gestione di mandato, il backup, eccetera, quindi ci sono i pro e i contro, queste cose chiaramente vanno valutate. Tra questi sono le nuvole, diciamo rimanendo le nuvole personali, come dicevo, ci sono dei prodotti che sono perlomeno consolidati, insomma, su cui si lavora da anni e da cui si può partire per costruire poi un qualcosa di personale. Quindi vi dicevo, i NAS, inutile farvi nome, insomma, se andate, fate un giro su internet, cercate le ditte che producono NAS, vi accorgerete che ormai ognuna di loro offre insieme a quel NAS anche un po' di software per fare del cloud personale.
sono più o meno validi, sono più o meno aperti, sono più o meno elastici, tutti quanti offrono grosso modo i soliti client per il cellulare, per il portatile, insomma, chi più ne ha più ne metta. Semplificano, anche sempre quelli nell'ottica di semplificare quanto più possibile l'accesso ai dati da remoto. Tra questi c'è OnCloud, di cui vi parlerà Gabriele fra un attimo, che forse è il sistema più diffuso di cloud personale, che ultimamente ha strizzato molto l'occhio alla parte commerciale, quindi cloud a livello enterprise, e sta adesso evolvendo verso un sistema federato che non è quello della Lega, che sono inventato, hanno ricondizionato un termine che significava tutt'altro, federato nel senso che dà la possibilità di unire più istanze di OnCloud a livello aziendale e di condividerne, quindi di farne condividere i dati a secondo sempre le solite policy di accesso, quindi degli utenti e controlli di questo genere. È una cosa molto interessante che consente appunto di condividere dati e metadati a livello tra un'azienda e l'altra, quindi non solo degli utenti locali. OnCloud, c'è da dire che ultimamente ha subito un fork, se vogliamo chiamarlo così. In realtà la vicenda assomiglia, a del gossip più che essere una questione puramente tecnica, nel senso che uno dei suoi fondatori, Frank Karliczek, praticamente quasi dalla sera alla mattina ha deciso di uscire da OnCloud e di fondare Nextcloud. In pratica Nextcloud si basa sul software di OnCloud. Lui dice che l'ha fatto perché, in parte è vero, OnCloud era poco sensibile alla community, soprattutto poi da quando aveva fondato la fondazione, scusate il gioco di parole, che doveva garantire una certa indipendenza, eccetera, eccetera. Di fatto adesso c'è OnCloud e Nextcloud. Sono per il momento prodotti simili e il mondo sta aspettando di capire verso cosa evolverà l'uno e cosa evolverà l'altro. Quello di cui parlerà Gabriele comunque è un cloud che è qualcosa che al momento è molto più conosciuto di Nextcloud, ripeto, sì, ha dato un indirizzo, ma poi bisogna vedere esattamente dove va a parare. Non confondiamo i sistemi di cloud con quelli di sync, di sincronizzazione dei dati, che sono, se vogliamo, molto più semplici, ma soprattutto semplici per quanto riguarda l'utilizzo dei dati che possiamo fare. Tra questi ci sono SyncThing, Cfile, Resilex, BitSync di BitTorrent, insomma chi più ne ha più ne metta. Sono utili a loro modo, ma vi ripeto, per sincronizzare più che altri dati da un punto all'altro. Dopo vi parlo anche del che cosa uso io. Poi c'è Pidio, che era un file manager web, poi si è evoluto, non si sa perché, in un sistema anche quello di condivisione, se vogliamo dirlo così, dei dati, in maniera insomma un po' particolare, senza un controllo molto granulare sui dati condivisi. Allora, la domanda che generalmente mi fanno è: poi tu cosa usi? Tutto, perché noi persone del settore siamo difficili, di gusti difficili, nel senso che uso un po' di Dropbox, ho qualche sistema proprietario dei NAS che uso a casa e che uso al lavoro, ho un cloud per lavoro a livello di azienda, quindi condiviso con tutti gli altri utenti in giro per l'Italia, uso dei sistemi di syncing ad esempio per farmi il backup di Dropbox in locale sul mio NAS, perché non mi fido di Dropbox, insomma spesso non ci capisco niente manco io. Onestamente non so esattamente quello che cerco dove sta. Ve lo dico con estrema chiarezza, proprio perché dal mio punto di vista non esiste al momento, non esiste per me al momento un sistema che soddisfi quelle che sono le mie esigenze teoriche. Quindi finisco per usare un po' di tutto e sparpagliare dati ovunque, anche in virtù del fatto che magari ne pago uno ma non ne pago un altro, quindi finisce lo spazio da una parte e non risposto i dati dall'altra. Veramente ho dati sparpagliati un po' dappertutto. Sul mio PC c'ho, allora, ho penso 4 sistemi di sincronizzazione sempre attivi. Detto ciò, fate le vostre considerazioni. Intanto Gabriele vi spiega cosa è e come funziona un cloud, che è comunque un prodotto molto interessante. Buon pomeriggio a tutti, sono Gabriele Previtera, uno studente di ingegneria informatica presso la Federico II e nonché socio del NANUC. Oggi vi parlerò di OnCloud, che come accennato da Andrea consiste in un sistema software per la realizzazione del nostro cloud personale. OnCloud è iniziato il suo sviluppo nel 2010 e attualmente si trova alla versione 9.
In quest'ultima versione si è avuto anche la nascita della versione business, che aggiunge alcune funzionalità in più a pagamento, richieste per, in particolare da alcune aziende, come per esempio il firewall sui file. Però la versione per la comunità è ancora liberamente scaricabile e open source, e in particolare è rilasciato sotto licenza AGPL versione 3. Questa licenza sta per Affero General Public License e differisce dalla General Public License della Free Software Foundation per alcune clausole sui sistemi che si trovano su reti di calcolatori. Allora, OnCloud è principalmente scritto in PHP e JavaScript. Infatti sarà necessario aver installato su una macchina che ospiterà il nostro server di OnCloud aver installato PHP. Inoltre è sensibile con moduli sviluppati da terze parti per estendere il nostro, diciamo, cloud di file, rendono qualcosa di più. Infatti, come vedremo successivamente, ci permetterà di aggiungere rubrica, calendario e anche editor di testi online, proprio come avviene per il concorrente Google Drive, che ci permetterà, oltre di ospitare i file, anche di crearli all'interno del suo cloud. I punti a favore di OnCloud sono principalmente la trasparenza, la semplicità, l'efficacia, l'efficienza e la portabilità dei nostri file ovunque. La trasparenza, appunto, questo punto è assicurato dal fatto che è open source, quindi sappiamo come il sistema gestisce i nostri file. Inoltre lo andremo a installare noi sulle nostre macchine oppure su una data VPS, e quindi conosceremo geograficamente dove si trova il nostro server e i nostri file. Per quanto riguarda la semplicità, è dovuto al fatto che l'installazione richiede pochi semplici passi ed inoltre le operazioni più comuni che andiamo a effettuare sul file, quindi l'upload, di download, lo sharing con gli amici, sono pressoché semplici, bastano pochi clic e abbiamo effettuato tutte le operazioni più comuni. Mentre la portabilità è garantita dal fatto che esistono client di sincronizzazione per tutte le piattaforme, sia PC che mobile. L'efficienza e l'efficacia si ha proprio come modo in cui è sviluppato il software. Sostanzialmente utilizza ha bisogno di un server web e di PHP sulla macchina server, e sappiamo che nella maggior parte dei casi può essere anche una macchina con prestazioni hardware anche non elevate. Allora, successivamente vedremo come si andrà a installare e configurare OnCloud e tutte le varie opzioni che ci mette a disposizione. Allora, come detto precedentemente, si ha solo la necessità di aver installato un server web come Apache oppure Nginx, PHP, ed eventualmente uno di DBMS, quale per esempio MySQL, in quanto sia OnCloud si fa carico della gestione dei propri metadati e degli utenti attraverso appunto l'utilizzo dei database. Dico eventualmente appunto perché se vogliamo evitare di gestire il database perché non sappiamo creare gli utenti, non sappiamo creare il database e gestire i permessi, possiamo utilizzare anche SQLite, che viene direttamente gestito da OnCloud. Ci sono due principali metodi per installare OnCloud sulla nostra macchina, e consiste appunto uno di aggiungere i repository ufficiali di OnCloud ed installare tramite gestore di pacchetti il nostro sistema, e l'altro consiste in scaricare manualmente i file e copiarli nelle opportune cartelle e installare logicamente tutti i pacchetti dipendenti da cui dipende un cloud. Logicamente, nel caso in cui utilizziamo il repository, quindi il nostro gestore di pacchetti del nostro sistema, nel caso di sistemi New Linux, andiamo che il nostro gestore di pacchetti risolverà tutte le dipendenze, quindi scaricherà tutti i moduli. Per procedere all'installazione di OnCloud, quindi basta recarsi sul sito di OnCloud, andare nella sezione download e scegliere l'opzione che più ci piace. Io nelle slide successive mostrerò come funziona l'installazione da pacchetti, in quanto se non si sanno bene quali sono i moduli necessari per il funzionamento di OnCloud, si potrebbero installare dei pacchetti inutili, oppure si potrebbe in un primo momento evitare l'installazione di alcuni pacchetti che successivamente saranno necessari. Così rimandiamo con utilizzando i repository, rimandiamo con la gestione dei pacchetti al nostro gestore di pacchetti e anche gli eventuali aggiornamenti. Quindi andiamo sulla sezione appunto dei download, selezioniamo la nostra distribuzione, copiamo la stringa da aggiungere al nostro gestore di pacchetti e installiamo il pacchetto. In queste slide mostro appunto la stringa da aggiungere alla mia distribuzione e poi vediamo quali sono le dipendenze necessarie al nostro sistema per funzionare.
Logicamente in questo caso lui ci dice: ma è facile che funzioni un cloud, abbiamo bisogno di installare tutti questi moduli, tra cui vediamo molti moduli di PHP. Logicamente, se non siamo consapevoli di cosa effettivamente useremo, li installiamo tutti. Comunque lo spazio richiesto per l'installazione completa del sistema è circa 150 mega, quindi è una dimensione abbastanza irrisoria per un sistema che, come vedremo successivamente, fa molto. Ok, una volta installato il pacchetto dovremo configurare soltanto i dati relativi all'amministrazione, quindi username dell'amministratore, password dell'amministratore e dove appunto verranno memorizzati i nostri file all'interno del nostro sistema. In questo caso si vede appunto che verranno memorizzati nella cartella relativa al server web, in una cartella particolare. Qui c'è anche la possibilità di scegliere e configurare il database, quindi di dare i parametri di connessione al DBMS, però logicamente in un primo approccio verso questo, diciamo, sistema di cloud possiamo scegliere anche SQLite, che ci permette di gestire centinaia di utenti anche semplicemente ancora efficiente. Il nostro server, una volta appunto messi questi parametri di configurazione, il nostro server cloud è effettivamente funzionante. Infatti la schermata successiva alla fase di configurazione è l'accesso alla, diciamo, alla pagina, al browser web del nostro cloud, e inoltre il sistema ci dice che ci sono i client di sincronizzazione per tutti i dispositivi. Ok, quindi come detto precedentemente il mio sistema è già perfettamente funzionante, quindi sostanzialmente per un singolo utente il nostro cloud è funzionante, l'abbiamo installato, possiamo accedere ai nostri file opportunamente configurando i router ovunque. Logicamente però si cerca sempre di più da un cloud, come per esempio la condivisione del proprio spazio con degli amici, anche per esempio in un gruppo di amici di studio possiamo creare sulla nostra istanza degli utenti per loro e condividerci il materiale appunto per lo studio. E quindi il passo successivo che andremo a compiere nel nostro sistema è quello di creare gli utenti. Anche in questo caso abbiamo che la creazione degli utenti è notevolmente semplificata dal pannello di amministrazione. Infatti basterà collegarci al nostro sistema con i parametri di amministratore, andare nel pannello di amministrazione in alto a destra, selezionare la voce utenti e poi dare i parametri come username e password di un utente. Nella questa schermata appunto vediamo che diamo il nome utente, la password, eventualmente un gruppo per rendere più efficace la gestione e la condivisione dei propri file, e inoltre ci permette di definire la quantità di spazio che vogliamo dare a quel determinato utente. Quindi possiamo decidere anche quanti giga oppure mega addirittura possiamo dare all'utente a cui abbiamo creato l'account per accedere al nostro sistema. Logicamente una volta creato degli utenti e caricato dei primi file sul nostro sistema vorremmo anche condividerli in modo abbastanza semplice. E quindi un cloud ci mette a disposizione due principali metodi di condivisione dei nostri file. Uno attraverso gli utenti, attraverso appunto link al file che utilizziamo sostanzialmente per condividere i nostri file con utenti esterni al sistema, e un altro possiamo utilizzare gli utenti, la condivisione con i nomi utenti. Inseriamo il nome utente vicino, diciamo, nei parametri di condivisione e andremo a condividere il nostro file. Inoltre un'altra caratteristica di un cloud è che ci permette di lasciare dei commenti sul nostro file in seguito alla condivisione. Quindi si può avere anche, oltre a caricare e modificare i file di un'altra persona, noi possiamo lasciare anche dei commenti per appunto sottolineare le modifiche che abbiamo effettuato. In questa schermata appunto visualizziamo come funziona il sistema di condivisione. Basta appunto recarsi sul simbolo della condivisione, che non sono altro che tre cerchietti uniti da due rette, e in questo caso c'è un utente analog user con cui ho condiviso quel determinato file. Mentre nella slide questa qui appunto vediamo che io amministratore scambio dei commenti con l'altro utente. Ok, andando a condividere i nostri file con altre persone, logicamente ci sorge il problema appunto della sicurezza. Non intesa appunto come accesso non voluto, ma anche inteso come modifiche volontarie che si potrebbero avere al proprio file.
Se per esempio ho la mia tesi e non ho creato ancora il PDF, ma do il documento liberamente modificabile ad un amico e io glielo condivido tramite link, oppure glielo condivido tramite utente, comunque può modificare il mio file e quelle modifiche me le ritroverei anche sul mio cloud e quindi avrei quel file modificato. Però on cloud, come la maggior parte dei servizi di cloud commerciali, ci mette a disposizione il sistema di gestione dei permessi che ci permette appunto di definire quali operazioni sono consentite sui nostri file condivisi. Se tornando un attimo indietro, vediamo che a destra ci sono, non so se si legge bene, ci sono i permessi che si possono dare a quel file, se può essere modificato, se può essere eliminato. Se invece condividiamo una cartella, se l'utente può creare nuovi file all'interno della cartella o può cancellarli. E questi permessi possono essere gestiti anche per il gruppo. Quindi, ritornando alla creazione degli utenti, se abbiamo un gruppo di amici di studio, possiamo definire dei permessi su quella cartella per quel determinato gruppo, senza andare a definire per ogni singolo utente. Inoltre, un altro sistema molto importante implementato da OnCloud, come lo ritroviamo anche per esempio in Dropbox, è il sistema di versioning dei file, molto utile nel caso in cui abbiamo dei file che vengono modificati ripetutamente. Il sistema di versioning dei file non fa altro che tenere traccia di alcune copie di quel file prima che venissero modificate. Come in questo caso, per il determinato file mi dice che esiste una versione prima che lo modificassi e la posso ancora ripristinare. Quindi eventualmente da parte nostra, da parte degli utenti condivisi, si modifica il file e tale modifica è stata involontaria oppure ha prodotto degli errori, nel caso per esempio di codici o sorgenti, noi possiamo ripristinare la versione precedente. Quindi in questo caso vediamo appunto che il nostro sistema OnCloud può essere utile anche non solo per condividere i file, ma anche per tenere traccia dei nostri file, come per esempio di un progetto in locale, se per esempio non sappiamo utilizzare un sistema quale per esempio Git. Come detto all'inizio, OnCloud ci permette di è estensibile, quindi si possono aggiungere alcune funzionalità che non sono proprio del nostro sistema di cloud, che inizialmente era nato come un cloud per la condivisione dei file. Infatti possiamo installare altre applicazioni, alcune di terze parti, quindi sviluppate da team esterni al team di sviluppo di OnCloud, e altre direttamente sviluppate dal team di OnCloud. Abbiamo che possiamo installare un calendario, che possiamo addirittura sincronizzare con i nostri dispositivi mobili, con il nostro PC, possiamo installare la rubrica, un editor di testo, quindi eventualmente noi non abbiamo la possibilità di avere un editor sul PC per modificare quel file, possiamo utilizzare la versione browser del nostro cloud e utilizzare l'editor di testi interno al browser. Se non mi sbaglio, OnCloud utilizza OpenOffice come editor, quindi utilizza lo stesso software di OpenOffice. Eventualmente queste funzionalità prima citate non le troviamo all'interno del nostro cloud, qui interviene di nuovo il fattore di semplicità di OnCloud e le possiamo installare andando nel menu applicazioni che si trova in alto a sinistra. In questa schermata appunto vediamo che stavo installando queste applicazioni. Queste sono quelle opportunamente studiate ed accettate all'interno dello studio di OnCloud, proprio come avviene per la maggior parte dei pacchetti o per i repository ufficiali di una distribuzione. Come detto all'inizio, OnCloud ci permette di portare i nostri file ovunque. Infatti esistono client di sincronizzazione sia per PC come Windows, macOS, per le varie distribuzioni Linux, ma anche per i sistemi operativi mobile più comuni, quali iOS, Android e addirittura BlackBerry OS. Per scaricarli, appunto, basta recarci di nuovo sul sito di OnCloud e per avere i link per scaricare i client di sincronizzazione. Un'altra cosa di cui vi voglio parlare è WebDAV. WebDAV è un protocollo appunto di sincronizzazione dei file che non richiede software in particolare, quindi possiamo sincronizzare i nostri file all'interno del PC senza avere il client di OnCloud. WebDAV è supportato dalla maggior parte dei gestori di risorse dei nostri sistemi, quindi nel caso di Windows anche l'Explorer di Windows supporta WebDAV. Non perdiamo le caratteristiche
di sincronizzazione dei nostri file, quindi le modifiche che effettuiamo sul file vengono, le ritroviamo anche su cloud. E WebDAV ci permette di vedere i nostri file che sono presenti sul cloud come se fossero dei file presenti su un disco di rete. Quindi nel caso in cui non vogliamo installare il client, possiamo utilizzare WebDAV, che per esempio in una rete locale è molto più efficiente del cloud, che comunque deve scambiare le informazioni di sincronizzazione per appunto vedere se il file è stato modificato, se deve appunto aggiornare il file o meno, mentre con WebDAV è come se avessimo appunto un disco di rete condiviso e tutte le modifiche che faremo e verranno salvate verranno appunto riportate sul nostro cloud. Io ho finito, se avete domande Andrea siamo qui per rispondervi. Sì. Che metodo viene utilizzato per vedere l'esterno del cloud? Ok, allora, dipende. Sostanzialmente lui utilizza HTTP per il web browser, quindi dovresti aprire la porta sul router per la tua sessione. HTTPS nel... Ok, allora io per esempio qui avevo configurato HTTP, però supporta pienamente HTTPS, quindi la connessione con i dati crittografati. Ovviamente ti crei due certificati personali e li utilizzi. Quindi basta aprire la porta solo per l'istanza del server web sulla macchina server. Per domande? Sì, vabbè, logicamente o un IP pubblico oppure un dominio dinamico. Per esempio, dipende se hai Fastweb e la rete è nattata, tu non puoi comunque utilizzare un cloud, purtroppo. A tal proposito, volevo sottolineare il fatto che, diciamo, tanto siamo qui a parlare di cloud personale perché in Italia si incomincia a avere una banda anche casalinga un poco più decente. Ma non tanto, perché poi alla fine stiamo parlando, cioè la miglior connessione che riusciamo a avere sono di 20 megabit, ti vedete presenti in upload, che è quello che ci interessa, cioè a noi interessa non tanto mettere i dati che generalmente li possiamo mettere anche da casa, poi recuperarli da fuori significa sfruttare la banda in upload della nostra connessione asimmetrica ADSL, che vi ripeto, la migliore delle condizioni sono 20 megabit, dovete dividere per 8, perché anche se vi promettono i 500 megabit che stanno a Milano, Bologna, Torino, sono sempre 20 megabit in upload, quindi dovete fare sempre i conti con il vostro provider, sempre ammesso che riusciate a farvi aprire le porte che vi servono, quindi uscite a patti con router, ma questa è un'altra storia, magari ne parliamo in un altro momento, quindi c'è da tenere presente questa cosa. Ok, ci sono altre domande? Sì. No, usa sempre la porta 80. Ah, per la bisogna, se stai diciamo dentro un firewall, sì, devi sempre avere, generalmente comunque per non avere problemi, i sistemi di cloud si basano sempre sull'HTTPS, quindi la porta 443. E invece con la ridondanza, perché un bar, il problema di un bar è che ha 50 porti per ridondanza, c'è un modo per fare ridondanza? Allora, nativo di on cloud mi sembra di no, ma come dicevo prima, poi ti devi sempre affidare a un hardware che sia in grado di sostenere le tue esigenze, quindi se hai necessità di accedere sempre ovunque in ogni caso in maniera assoluta ai tuoi dati, chiaramente ti devi creare tu una ridondanza hardware. Questo non te la fornisce un cloud, diciamo, esula poi da quello che è lo scopo di un cloud, andremo a complicare troppo poi il software. Ci sono altre domande? Prego, sì. È possibile utilizzarlo con un NAS? Sì. In genere sì, tutti i NAS diciamo più diffusi commerciali hanno i pacchetti di un cloud preconfigurati, quindi generalmente te la cavi con i classici due click. Qualche marca consigliata per un NAS per un cloud? Non si fanno nomi. Esatto, cioè no, con tutto il bene, guarda, davvero. Guarda, vai su internet, trovi i primi che trovi su, ma no, vedi, ti compri un hardware, cominci a smanettare, c'è FreeNAS che è un'ottima distribuzione Linux che ti consente di fare esperienze e fare un sacco di cose simpatiche. Quando sei convinto, magari hai imparato qualcosa e approcci un sistema commerciale se quello vuol dire sono le tue esigenze. Ok, ci sono altre domande? Ma volevo solo chiedere se il client con WebDAV ai file, sì, c'è comunque il verso di file? Sì, rimane lo stesso. C'è un'altra domanda? Il version può montare al cloud? Tranquillamente, basta che installi Apache e PHP. Io ce l'avevo fino a poco fa su Raspberry, quindi te la vedi tranquillo proprio.
dicevo, il versioning in realtà è dato dal server, non dal client, quindi è il server che ogni volta che noi andiamo a scrivere conserva una copia del file. Web DAV è un protocollo fantastico, diciamo, un certo livello di astrazione comunque come gli altri, quindi ti consente di accedere in remoto. C'è dell'altro? Ok, va bene. Grazie.